della qualità, ma soprattutto della concentrazione di spermatozoi del 59.3%. Avanti. In pratica, e ritornando alla diapositiva precedente, che fa riferimento al tasso di natalità dell'1,33 in Italia, pensate che la soglia di sostituzione, il limite sotto il quale non bisogna scendere, per il quale la donazione non può essere sostenuta, è 2,1. Pochi sono i paesi in Europa che hanno tassi di fertilità sopra questo valore, come la Francia per esempio, ma anche la Scandinavia, cioè abbiamo fatto tutto il contrario. Prima era il sud la riserva, oggi invece è più il nord. Avanti, avanti. E fondamentalmente tutto questo da che cosa dipende? Dipende da tutto quello che voi vedete qui rappresentato. Oltre ovviamente dalle condizioni socio-economiche che incidono in particolare in alcune aree, molto in alcune aree, e il sistema che non funziona, perché il fatto che i figli, la media dei figli delle donne oggi è 32 anni, per i maschi 35, dopo i 32-33 anni la riserva ovarica cala in maniera più brusca, quindi c'è una riduzione netta della fertilità legata all'età, ma ci sta anche un calo netto della fertilità perché evidentemente questi spermatozoi sono in particolare, che oggi diventano a seguito di quella diapositiva che avete visto in precedenza, l'Organizzazione della Sanità ha definito l'infertilità maschile come il primo dei problemi in assoluto, cioè un problema di sopravvivenza della specie. Questa cosa già è successa in natura. Nell'acqua poca, 20 e 30 anni fa, non esistevano più coccodrilli maschi, quasi tutte le femmine, quei pochi maschi che c'erano avevano testicoli piccoli, pochi spermatozoi. Considerate oggi i ragazzi oggi hanno dei gambe più lunghe, hanno la distanza vascolare più scorsa, hanno più ginecomastia, c'è una maggiore incidenza di malformazioni congenite come l'ipospadia, l'ipercritismo, c'è una tendenza importante nella crescita del tumore, quindi al testicolo. Fondamentalmente i ragazzi oggi hanno caratteri più femminilizzati, sono più, c'è quasi una prevalenza estrogenica, e nelle zone dove maggiore la pressione ambientale nascono più maschi e femmine, più femmine che maschi. Avanti, anche perché noi pensiamo che gran parte degli inquinanti, in particolare i pesticidi, hanno un'azione antiandrogena. Avanti. Fondamentalmente cosa è successo? È successo quello che diceva appunto Mirko Vandenberg, che è cambiato la malattia. Oggi le malattie prevalentemente sono le patologie cardiovegenerative. Nell'Ottocento si parlava di Medioevo, del TBC, ma ancora c'erano fino a 40-50 anni fa, 70 anni fa, malattie erano comunque quelle infettive oggi, ed erano meno presenti quelle del corpo degenerativo, oggi invece arriviamo a questo atto. Ora, parlando del progetto, la nostra regione è la regione che ha il più alto livello di biodiversità al mondo, e la zona che ha il più alto livello di biodiversità al mondo è la zona del Cilento. Non so se questa cosa la sapevate. Ma allo stesso tempo la nostra area soffre di problemi ambientali come quella della quale io ci vivo, che è appunto la terra dei fuochi. Che cosa abbiamo fatto? Avanti. Abbiamo ideato un nuovo modello di valutazione di impatto ambientale e stiamo dando delle nuove indicazioni per nuovi modelli di prevenzione primaria per tutte e anche la primaria per tutte le patologie cronico-degenerative dell'attuale generazione e delle future. Stiamo individuando appunto come in effetti nel limbo seminale abbiamo la possibilità di, come dire, valutare indici di rischio precoce e avere dunque delle stime anche di predittività di malattia. Questo studio è uno studio esteso, diviso in due fasi, valutazione del danno e possibilità di recupero o di modulazione del danno, perché in queste aree, nelle zone dell'alto impatto ambientale, non possiamo dire a me, a tanti cittadini, o quelli di Genova, quelli di andare via, in attesa del cambio
che dall'economia lineare di consumo arriviamo all'economia circolare e quindi si smetta di inquinare, che quella sarebbe la prima vera prevenzione, almeno cominciamo a modulare quel che è possibile, a compensare appunto il danno da inquinamento. Questo è uno studio multicentrico, interdisciplinare, proprio di biologico mamma, è diverso da tutti gli studi che sono stati fatti, che vanno a definire gli indici di rischio in base alla valutazione di incidenza di malattie tumorali, incidenza di ricoveri, incidenza di mortalità, quindi gli indici, diciamo così, statistici che noi tutti, ai quali noi tutti siamo abituati, in pratica di oggi. Noi andiamo a fare una valutazione diretta della presenza di sostanze nei fluidi biologici, in pratica di seminale, che è un bioaccumulatore, e lì possiamo vedere la differenza di tutti gli altri studi, gli effetti diretti su queste cellule che hanno delle caratteristiche molto particolari di sensibilità, e poi andiamo a valutare appunto che cosa? Il biomarcatore di effetto, cioè una serie dunque di valutazioni ossidative, genetiche, ma non solo, che ci danno l'idea del danno e poi la parte del recupero. Quello che noi vogliamo quindi fare con questo studio, e per la verità ci stiamo anche piano piano riuscendo, è definire in maniera più corretta il rapporto ambiente-salute e quindi comprendere meglio gli effetti combinati dell'inquinamento ambientale, delle abitudini di vita, degli stili di vita, dell'alimentazione sulla salute umana. Avanti. E quindi vabbè, questo è uno dei tanti articoli che poi potete anche sul sito della Vita Accesa Salute, è un'espressione di un'associazione di Casalnuovo per dire che cosa dobbiamo fare. Avanti. E che cosa dobbiamo fare? Questo progetto è nato proprio per un'esigenza di verità. Tutti conoscono la questione delle fonti, sapete praticamente che cosa è successo e qualcosa succede ancora attualmente. Si muore di più, si muore di meno. L'Istituto Superiore di Sanità con il progetto Sentieri indica che ci sono delle zone in Italia che in effetti hanno una maggiore incidenza di alcune malattie cronico-degenerative rispetto ad altre. Fondamentalmente la terra dei fuochi è paragonabile come indice di malattia a quelle in Italia, in Genova, la differenza è un'altra. A Taranto sappiamo che cosa c'è, a Genova, a Priolo sappiamo che cosa c'è, parliamo dunque di aree limitate anche in termini di tempi, non solo di estensione ma anche di popolazione, qui parliamo di un'area estesa di circa di parecchi chilometri quadrati che va a cavallo, comincia in Napoli e Caserta e che comprende 2,5 milioni di abitanti. Una piccola differenza, cioè quando la Musumeci ci dice sì vabbè ma il problema ce l'avete ma ci sta anche a tavolo, così c'è una differenza che siamo 2,5 milioni di abitanti. E qualcosa praticamente non torna, anche perché non sappiamo effettivamente ancora la somma di una serie di sollecitazioni ambientali. Quindi fondamentalmente noi che cosa dobbiamo andare a valutare? Andiamo a valutare gli indici di rischio biologico attraverso una valutazione integrata di biomarcatori di esposizione, quindi lo spalle di accumulo di contaminati, il sangue e soprattutto di biomarcatori, biomarcatori di effetto e suscettibilità in campioni omogenei di popolazioni residenti in aree differenti in questione ambientale. Quindi prendiamo soggetti non fumatori, non bevitori, non esposti, 20-40 anni da zona alto e basso impatto ambientale, andiamo a fare una valutazione diretta appunto di biomonitoraggio. Proteggere la popolazione perché questo è un progetto che cerca di meglio valutare il danno, ma soprattutto cerca di dare delle indicazioni precise per avviare un nuovo modello di prevenzione e avviare degli approcci sullo stile di vita e nutrizionale che possono in qualche modo compensare gli effetti del vivere in cattivi ambienti. Avanti. Quindi noi superiamo gli strumenti epidemiologici, cominciamo quindi ad avere una nuova prospettiva nella valutazione del danno e considerare appunto gli organi funzionali, gli organi sentinella, l'organo sentinella e l'apparato riproduttivo maschile. Avanti. Quindi, come dicevo, il biomonitoraggio umano permette di avere risultati più pertinenti per la valutazione del rischio rispetto all'estrapolazione
dalla generazione di grande sole acqua, quando si raccolgono e analizzano dati di origine umano, l'inquinamento diventa personale, cioè rispecchia maggiormente la reale esposizione complessiva dell'individuo a quello che abbiamo inquinato. Per cui continuiamo, diciamo così, ad avere una valutazione non più con questo, non più appunto di tipo epidemiologico stressalanti. Quindi sulla duplice funzione del liquido seminale come biomarcatore della salute ambientale, della salute generale, e vi spiego subito perché avanti, perché lo spermatozoo, cominciamo a dire perché è sensibile all'inquinamento ambientale, più rispetto a tutte le altre cellule del nostro organismo. Innanzitutto nel liquido seminale c'è appunto la possibilità di misurare in termini quantitativi i contaminanti, oltre che identificare la qualità, valutare, come prima accennavo, direttamente gli effetti su queste cellule che hanno delle caratteristiche ben specifiche, sono facilmente reperibili, è un tipo di valutazione che possiamo fare, ovviamente nel maschio, nelle donne no, non possiamo andare a fare una valutazione appunto diretta con un buco nelle ovaie, e quindi tipo di lavoro che noi facciamo, lo stiamo facendo anche le donne, però riguarda soprattutto donne che si sottopongono a PMA, quindi già si sottopongono ad una stimolazione ovale, quindi lì andiamo a fare una stimolazione sul fluido follicolare, cosa che stiamo facendo nella parte del fluido fertility al femminile. Però diciamo così, nel maschio la cosa è molto più semplice. Poi la spermatogenesi, a differenza dell'ovogenesi, la riserva ovale che è alla nascita e si consuma, gli spermatozoi sono in continua replicazione dalla dove tempo, quindi sono più facilmente suscettibili ai insulti nelle fasi appunto di continua replicazione. Quindi è un lettore continuo delle informazioni endogene ed esogene. Quindi, oltretutto dal punto di vista anche epidemiologico, dobbiamo dire che in effetti nelle zone dove maggiore è il peso ambientale, effettivamente c'è dal punto di vista statistico una maggiore presenza di soggetti che hanno alterazioni della motilità, morfologia, danni al DNA e una maggiore abnormalità. Avanti. E cosa ancora che è molto importante è che studi dal 2009 al 2017 dimostrano che effettivamente la qualità del liquido seminale rispecchia la salute generale, la buona salute dell'uomo. Per cui questo studio iniziato dal 2009, ma poi ci sono altre conferme fino al 2017, dimostra che effettivamente tutti i tipi, tutti, morfologia, motilità e concentrazione quasi sono parallele, rispecchiano parallelamente all'andamento dei dati di mortalità. Quindi in qualche maniera il liquido seminale è uno specchio della salute in generale e è stato dimostrato che tutti i tipi di mortalità, e quindi per ictus, per malattie come l'ecologia, tumore, in qualche modo si correlano molto allo stato di infertilità o allo stato di scarsa qualità di quell'individuo. Sono studi molto estesi, operazioni molto estese. Avanti. Quindi su questa duplice funzione di liquido seminale, appunto, indicatore della salute generale ambientale, abbiamo avviato un progetto per definire in maniera più precisa appunto quanto in effetti l'esposizione all'inquinamento incide sulla salute generale attraverso appunto una valutazione su diversi studi biologici e proporre, come accennavo prima, nuovi modelli di prevenzione primaria a partire dal considerare che la fertilità e la buona qualità del liquido seminale è un importante presidio di prevenzione per tutte le patologie cronico-degenerative dell'adulto e anche appunto per quelle delle generazioni future, perché le alterazioni oggi si stanno cominciando a vedere in maniera abbastanza chiara sulle tecniche, per esempio, di clonazione assistita di 20 anni fa, e si stanno facendo studi abbastanza importanti, uno l'ho anche pubblicato io, non lo faccio vedere, però anche non l'ho portato, ho fatto il celebre, dove lo stile di vita del padre o l'esposizione del padre si riflette poi nella patologia o nella maggiore suscettibilità a malattie dei ragazzi. E pensate che nei topi è stato dimostrato che in effetti
questi danni dei contaminanti si trasmettono fino alla terza generazione. Noi non lo stiamo dimostrando, perché le genetiche non hanno ancora modello, non lo stiamo dimostrando la prima. Quindi fondamentalmente cominciamo a parlare di prevenzione in maniera diversa. Tanto è vero che con il Ministero della Salute io sto producendo un studio proprio di biomonitoraggio nella zona dell'alto impatto ambientale proprio sui giovani, dai 16 ai 18 anni, insomma, ma adolescenziale. E l'obiettivo è poi ovviamente chiarire quanto deve essere costituita l'alimentazione mobile più accumulo di contaminanti. Quindi come in qualche modo questo un certo stile di vita e soprattutto alcuni alimenti che stiamo selezionando, come possono ridurre gli effetti dell'inquinamento ambientale e addirittura ridurre il più accumulo di contaminanti. Quindi identificare l'approccio nutrizionale capace di ridurre il tempo di indice di contaminazione ambientale e poi l'integrazione tra i dati ambientali e i dati di monitoraggio per fare una mappa del rischio sanitario nelle diverse aree in maniera molto più precisa. Avanti. Lo studio praticamente è stato inizialmente presentato con una Polo Horizon in diversi paesi europei. Questo è lo schema della nostra selezione. Avanti. Questo è quello che abbiamo presentato due anni fa con un partenariato molto importante. Avanti. Questo è il panel degli esami che noi facciamo individualmente. Nello sperma, l'esame di microbioma, abbiamo aggiunto, come dicevo, anche il fluido follicolare per la parte femminile, per le donne che si sottopongono a PMA, che vivono in zone a diversa pressione ambientale. Quindi metalli pesanti, diossine e PCB, l'hanno particolato anche con la dottoressa Gatti, abbiamo fatto uno studio dopo pubblicato, dopo ve lo faccio vedere, poi su In Italia del Cosmo e su soggetti e telefoni abbiamo appunto appurato la presenza di normativa addirittura nello sperma. E poi valutazione di tutta una serie di biomarcatori fibidomici, ossidativi, epigenetici, eccetera. Avanti. Questa è la seconda fase del progetto. Una volta che identifichiamo quindi il problema e quindi consideriamo che ci sono dei soggetti che effettivamente hanno degli indici di rischio maggiori, mettendo insieme i biomarcatori di esposizione di effetto, andiamo a vedere quali sono i regimi dietetici che possono in qualche modo migliorare e ridurre il più accumulo di sostanze tossiche, aumentare i meccanismi di cicloproduzione e detossificazione, migliorare gli indici appunto di biomarcatori ossidativi, immunologici, cioè quelli che facciamo a tempo zero, cosa che stiamo concretamente già facendo. Avanti. Questo è il primo studio, direi, al mondo che ha valutato in maniera omogenea, ed è stato anche tra l'altro poi con la migliore pubblicazione 7 mesi fa, nel migliore pubblicazione l'anno, poi con Bracci, l'abbiamo fatto con l'Istituto Superiore di Sanità, con il CNR, avanti. Questo è un altro studio sulla lunghezza di prolunga, sempre in soggetti che vivono in una zona differente di pressione ambientale, questo lo CNR di Pisa, la lunghezza di prolunga. Che cosa abbiamo visto? Avanti. Ho riassunto tutti e due lavori, avanti. In questa diapositiva, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso soggetti con la stessa età, con lo stesso indice di massa corporea, ma veramente lo stesso, confrontare, fare questa selezione di 110, 50 per 40 anni fuori, stando dalla zona dell'alto mediosile, alta e bassa pressione ambientale, ho praticamente visitato circa 750 ragazzi. Noi abbiamo selezionati appunto per avere una condizione di omogeneità e che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che in effetti chi vive in zona della terra dei fuochi, con quei parametri di selezione, perché non possono essere grasso o magro, ma devono essere veramente non fumatori, non bevitori, non esposti professionalmente, abbiamo visto che in effetti stiamo pensando che nel seme vi è un accumulo importante, significativo, statisticamente significativo, di metalli che vedete lì rappresentati. Quello che ci preoccupa di più è cromo. L'epidemiologo non so se c'è ancora, ma lo dico. Allora, il cromo, come penso tutti sapete, in qualche modo è associato, il cromo esavalente, a tumore al polmone. Mi diceva un collega del Pascale che lui aveva notato proprio in queste aree una maggiore esposizione, una maggiore incidenza di tumore al polmone in soggetti non fumatori. E quando gli ho fatto vedere questi dati, abbiamo fatto uno studio quindi a livello studio per la ricerca del terreno, e in effetti abbiamo visto che il cromo è parecchio legato all'incidenza del tumore al polmone.
Vabbè, però ovviamente stiamo parlando di suggestioni, chissà più avanti che cosa troveremo. Ma fondamentalmente a questi, queste differenze che io accumulo fra chi vive semplicemente in queste aree rispetto ad altre, che cosa troviamo? L'indice di fermentazione di DNA spermatozoana è più elevato in soggetti che vivono in zona terrestre. I sistemi di difesa antiossidanti, capacità antiossidanti globale e enzimi antiossidanti sono meno efficienti. Quindi c'è una riduzione delle capacità, appunto, di difesa di soggetti che vivono in queste aree. I telomeri, questa roba qua la vedevamo, queste differenze, soprattutto sulla capacità antiossidanti, la vedevamo nel libro seminale, non nel seme. Nel libro seminale non nel sangue. E quindi il seme è più, abbiamo quindi detto che sia più sedente, almeno per questo aspetto. E ancora, i telomeri, abbiamo fatto studio di telomeri. Su un altro campione, sempre con un fumatore con periodo non esposti, delle due aree, e che cosa abbiamo visto? Che i telomeri, diciamo così, nell'altezza dei telomeri, nel sangue, tra le due popolazioni, non era statisticamente, non c'era una differenza statisticamente significativa. Bene, era statisticamente significativa negli spermatozoi. Quindi ancora una conferma, gli spermatozoi sono effettivamente più sensibili all'inquinamento ambientale. Ancora, quindi questo è un altro che poi abbiamo pubblicato, sempre nel 2017, se non mi iniziamo a parlare di voci veramente tra il 2016 e il 2017, ma c'è nel 2018, quindi molto recenti, quindi molto, in cui in effetti l'aiuto autodidattico, lo stato delle nostre sedi, l'indice di fermentazione di DNA, anche se le donne sono utili, precoci, indicatori di esposizione ambientale, e il nostro suggerimento è il seme più del sangue appare un marker precoce di esposizione ambientale, quindi può essere considerato dai policy makers utile per il monitoraggio delle popolazioni esposte a contaminanti ambientali per innovare, per avviare nuovi programmi di sorveglianza e posizione delle aree a rischio. Avanti. Questo è quello che vi dicevo io, il lavoro che abbiamo fatto la dottoressa Gatti, avanti, che abbiamo pubblicato, questo l'abbiamo presentato a Budapest, ancora avanti, abbiamo pubblicato sui riguardanti tossicologi qualche tempo fa, no, settembre 2017, dove abbiamo comparato soggetti che della zona delle fuochi con militari del Kosovo e abbiamo appunto visto che la presenza di nanoparticolati direttamente nel seme correlato ovviamente con un'alterazione importante della fertilità. Avanti, questo è della dottoressa Gatti, ci fa vedere addirittura il nanoparticolato come entra nel nucleo, queste sono cellule in fase di divisione, dove lo so, avanti. Questo invece è lo studio che abbiamo pubblicato 10 giorni fa, lo faccio vedere anteprima, abbiamo messo insieme i dati di Taranto, di Palermo, di Terra dei Fuochi, lo abbiamo fatto con l'Università di Palermo, col CNR di Istituto Superiore di Sanità, quindi no, qua il Istituto Superiore di Sanità non c'è, ma con il CNR e l'Università di Palermo, avanti ancora, e guardate che cosa abbiamo visto. Per avere i dati dell'APAC, Puglia in particolare, ci abbiamo messo un anno. Per avere praticamente i dati dell'APAC Campania, non un anno, 4-5 mesi, ma ci hanno fatto 3 in più, dati, non è i dati già elaborati, no, i dati che si leggono sul sito, ma neanche sul sito, perché sono poco leggibili, tu devi interpretare i dati, cioè quando si parla di trasparenza tu li puoi mettere anche ogni minuto, ogni giorno, ma se non sono leggibili, non sono analizzati, è un po' difficile prendersi conto di quello che cosa succede. Allora, questi sono i valori, diciamo, medi di, appunto, come vedete, tratteggiato di PM10, PM2,5 e benzene. Allora, il gruppo A è il primo gruppo, quello nero, sono i lavoratori dell'ILVA, cioè chi lavora all'interno dell'ILVA, e quindi vedete praticamente come spara il PM10, PM2,5, molto sopra i valori soglia di 40, 25 e 5. Poi abbiamo 61 residenti, ci stanno qualcosa qua, 61 residenti nella zona di residenti di Taranto, Palermo, Acerra, Casalnuovo, Alfragola, Pomigliano, quindi Terra dei Fuochi. Alto medio sedere, vi faccio notare una cosa, alto medio sedere non è, questa non è la centralina che sta con flusso di municipio, cioè, perché sono zone pulite, non ritenevo di mettere la centralina più vicina.
eccetera, e appolla e abbatti paglia. Lo sapete sta centralina dove sta? Sta sopra un tritopagliatore. Quindi noi abbiamo dovuto comunque in ogni caso avere un paragone in una zona più o meno vicina a quella zona a basso impatto ambientale, però non ce n'era, noi dovevamo fare i dati a ridurre ovviamente, quindi abbiamo detto guardate, abbiamo i dati di quelli più vicini alla zona dei contusi, ma sicuramente i valori sono molto più bassi perché questi valori fanno riferimento a, appunto a cittadini che stanno ovviamente su una zona già inquinata di per sé. E che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto praticamente che in effetti se non ci vedete abbiamo fatto i confronti, abbiamo paragonato quindi l'esposizione del PM10-2,5 benzene a appunto a tutti questi soggetti, quindi lavoratori di Ilva, residenti Taranto, residenti Palermo, residenti Terranifoni, residenti zona dell'Alto Mediterraneo, in totale è un bel numero, sono 327 soggetti. E che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che in effetti non c'è differenza statisticamente significativa, ci sono parecchie disattenzioni standard, né la concentrazione, né la motilità, un po' della motilità irregolare per quelli che esposti nell'area dell'IVA. Ma la cosa interessante, anche più seria, è che proprio l'elemento più delicato, quello che poi ti dai danni di trasmette, è sul diatrasmatico. Cioè abbiamo visto che in pratica le alterazioni maggiori da esposizione ai filanti atmosferici è proprio sulla fermentazione del DNA spermatico. E vedete quindi quelle colonne che corrispondono a le differenze fra i lavoratori di IVA, gli abitabilità e i terrenifugi, cioè le due aree a maggiore pressione ambientale avevano maggiore indice di fermentazione del DNA spermatico rispetto all'area di Palermo, quella rossa, e la zona dell'alto medio sede, che comunque c'è una relazione standard importante. Quindi questo l'abbiamo pubblicato, lo potete vedere pubblicato a marzo, quindi appena 15 giorni fa, sulla rivista Environment Psychology and Pharmacology. Avanti. Il progetto che lo stiamo sedendo in tutte le parti d'Italia, insomma, è l'alto impatto ambientale, in ogni regione ci sono una zona basso e l'alto impatto ambientale, sempre secondo quei criteri. Avanti. Questi sono un po' i partner nazionali che ci stanno aiutando nel progetto, il progetto multicentrico, quindi che fa riferimento a diversi, appunto, centri di ricerca pubblici in gran parte. Avanti, stiamo presentando. Questa è una rete nazionale che abbiamo sviluppato, quella della salute ambientale riproduttiva, avanti. Questo lo presentando appunto come modello alla Commissione Europea nel dicembre 2016, facevo proprio un incontro sul modello di confronto da presentare appunto per il base horizon, cosa che per la prima volta ci stiamo parlando del 2019. Avanti. Questa è la mia relazione appunto del sede come precoce e mezzo di valutazione di impatto ambientale sulla salute umana. Avanti. Questi sono alcuni congressi dove abbiamo presentato il progetto Danimarca, Ungheria, Iran, congressi, fra l'altro faccio notare, sono congressi non solo antologici, ma stiamo parlando di congressi che fanno riferimento appunto alla salute pubblica, soprattutto il primo quello della valutazione. Avanti. Questo è il progetto spesso per il quale collaboro, dove sullo schema dei confronti con cui abbiamo appunto valutato i marcatori di effetto, di esposizione di effetto, impedendo soggetti nelle varie zone della Campania. Il campionamento è arrivato a 4.200 soggetti, però sono stati fatti i metalli pesanti, poi dovranno essere fatti altri esami. Io interverrò nella parte seminale dei maschi selezionati del progetto Spess Campania. Avanti. Gli inquinanti hanno fondamentalmente questo tipo di alterazione, cosa dà? Inducono questo tipo di alterazione, in particolare il dato ossidativo, quindi inducono una produzione eccessiva di carichi di ossigeno che, come sapete, sono i terminali del danno poi sulle cellule e sui tessuti. Avanti. Noi che cosa facciamo? Per modulare l'impatto possiamo solo fare riferimento
non solo allo stile di vita individuale, ma soprattutto a quello che il mondo vegetale ci fornisce, perché nel mondo vegetale i fitonutrienti hanno una grande capacità antiossidante e quindi questo sistema di compensazione del danno lo abbiamo applicato, lo stiamo concretamente applicando. E di fatto un lavoro che abbiamo in fase di compilazione ancora avanti, ecco, questi sono degli esempi in letteratura della detossificazione da detossificazione di soggetti che vivono in zone ad alto impatto ambientale. Per esempio, vi faccio notare il secondo, 2014, in Cina, soggetti hanno preso succo di broccoli ricchi di sulforafano, che è un potente antiossidante, e hanno visto che in effetti si riduceva il benzene e l'IPA dopo un periodo di 2-3 mesi. Questo si manteneva perché il benzene aveva anche un effetto potenziale e si spiega appunto. Questa cosa si spiega con una maggiore, una diversa espressione epigenetica, poi potete leggere avanti. Avanti. Questo è quello che noi abbiamo cominciato a vedere come dati preliminari. Abbiamo preso nei soggetti che vivevano nella zona della terra dei fuochi avanti, abbiamo preso 94 soggetti della zona della terra dei fuochi e abbiamo semplicemente visto qual era la maggiore o minore aderenza alla dieta minerale. E che cosa abbiamo notato? Abbiamo notato che effettivamente chi aveva una maggiore aderenza alla dieta minerale, maggiore più frutto, chi più verdura, aveva una migliore statisticamente significativa, un valore statisticamente significativo avanti, aveva una migliore, vabbè, questa faltava la mia, aveva una migliore morfologia. Quindi, scusate avanti, in questo studio pilota, ma vai a un attimo, okay. Quindi la maggiore aderenza della dieta mediterranea corrisponde a una migliore morfologia e quindi un'alimentazione ricca di vegetali, quindi di sostanze antiossidanti e detossificanti, potrebbe avere un ruolo protettivo sul livello seminale e quindi la dieta mediterranea può assumere un ruolo modulatorio importante nel contrastare gli effetti negativi dell'esposizione ai contaminanti ambientali sulla qualità del suolo, in particolare zone che vivono a maggior pressione ambientale. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo ideato il progetto FAST con il Ministero della Salute avanti, che stiamo conducendo con un finanziamento Ministero della Salute e l'Alto di Salerno. Io sono il coordinatore del progetto dell'Alto di Salerno, visto che sono in Italia, sempre ci sono altri enti come l'Università di Milano, l'Enea, eccetera, avanti. Abbiamo cominciato praticamente a valutare appunto su questi obiettivi come il cambiamento dello stile di vita ambientale per contrastare gli effetti inquinanti ambientali sulla salute riproduttiva. Dopo aver fatto una valutazione, avanti, queste sono le tre aree a campione che abbiamo preso, Brescia Caffaro, Val di Sacco nel Frosinante e Terra dei Fuochi. Avanti. E che cosa facciamo? Sono 450 ragazzi, 150 per area. Di questi 450 ragazzi, 225, quindi 75, seguono un intervento nutrizionale per 3 mesi con prodotti, prodotti che noi abbiamo selezionato da una serie di aziende, abbiamo fatto anche con convenzioni con Natura Sì, con le aziende biologiche, che ci hanno fornito appunto il cibo per questi ragazzi per questi 3 mesi. Stiamo già iniziando i campionamenti. Poi inserire appunto l'intervento nutrizionale, un gruppo di controllo e qua diamo semplicemente delle indicazioni sullo stile di vita e vorremmo vedere effettivamente se dal tempo zero ai 3 mesi, infatti, prima e dopo terapia, prima e dopo l'intervento nutrizionale, fra questo gruppo di controllo, se effettivamente ritroviamo una riduzione, supponiamo possa esserci, del contaminante al tempo zero e delle modificazioni che sul libro seminale, modificazioni che riguardano appunto alcune esami che andremo a fare di tipo ossidativo, efficiente e oncologico. Quindi vogliamo vedere se effettivamente lo stile di vita e l'alimentazione, soprattutto questo tipo di alimentazione, alimentazione biologica, ovviamente, quindi biologica sì, perché non vorremmo poi farli mangiare in maniera libera con cibi industriali oppure frutta, diciamo così, che comunque sappiamo tutti è piena o comunque se bene linea roba a pesticidi avanti, se preso, quindi vogliamo vedere effettivamente che cosa succede prima e dopo l'intervento. Avanti a questo progetto di
ricerca è associato a un progetto educativo sui rischi ambientali, quindi una sorta di manuale di difesa ambientale che noi cominciamo a dare ai ragazzi. No? Il progetto ha un impatto sociale anche per la parte ambientale, perché cerchiamo appunto di spingere verso un sistema alimentare più sostenibile avanti. Questo è un libro scritto qualche mese fa, proprio per spiegare appunto il progetto, in verità non ho dato molto a pubblicità il tempo. Avanti, siamo presi davanti ad altre cose. Nella Valle del Sena, valle diciamo presa a controllo, abbiamo fatto un'operazione molto bella con tutti gli operatori termali, con i sindaci, abbiamo denominato quell'area appunto Valle della Fertilità. È una zona dove in effetti con questi studi che abbiamo diciamo così pubblicato e che stiamo andando ancora a pubblicare, che esistono effettivamente, abbiamo altri in pubblicazione sulle differenze genetiche fra chi vive in una zona rispetto all'altra, e ci sono differenze, fra differenze che stiamo facendo questi legami nel legame delle proteine con il DNA. Comunque, che cosa stiamo dimostrando in maniera concreta? Che nel libro seminale abbiamo la chiave di lettura più affidabile del rapporto ambiente-salute. E lo stiamo vedendo in tutta una serie comunque di valutazioni che stiamo facendo. E quindi quando si dice l'ambiente incide, sì, ma l'ambiente noi riteniamo che possa incidere in maniera preponderante rispetto a tutto il resto. Avanti, avanti. Questo vabbè è un remind giusto per il sentimento di sensore della qualità ambientale, la salute ambientale come espressione di salute riproduttiva. La fertilità è un presidio di prevenzione per tutte le patologie croniche degenerative di questa generazione e delle future. L'adolescenza è una finestra dispositiva molto importante, non solo quella in cui fetale, ma è anche questa la fase quindi importante in cui bisogna agire per proteggere la salute futura. E quindi che cosa posso dire in definitiva? Avanti, che noi, diciamo così, andrologi, ginecologi, alla fine siamo forse i primi che possono, diciamo così, salvaguardare la salute pubblica delle attuali e delle future generazioni. Grazie, scusate che sei stato un po'. Grazie. Allora, in effetti quest'anno per il quarantennale di tre importanti leggi che hanno definito, come dire, la nostra idea di civiltà rispetto alla salute. Parliamo della 194, della 180 e della 833. Allora, è importante che in questa occasione noi parliamo anche di questo, cioè delle svolte che si sono avute in quell'epoca e di che cosa, qual è il quadro attuale rispetto a quelle direttive che abbiamo avuto circa 40 anni fa. Non so, io penso che si possa parlare dei processi di privatizzazione, poi c'è Fede che ci parlerà della 180 e poi Mass per quanto riguarda. Bene, buongiorno a tutti. Io credo di essere abbastanza sintetico, visto che è quasi ora di andare a mangiare. E naturalmente il mio non è un intervento di carattere scientifico, che sono assolutamente molto importanti e sono degli interventi che ci fanno incazzare di più rispetto al fatto che poi dobbiamo dire, va bene, se una cosa come l'inquinamento ambientale, come la condizione delle fabbriche, che ci portano ad un peggioramento della condizione di salute, ne prendiamo atto, però poi dobbiamo anche dire che cos'è che dobbiamo fare e quindi come ci organizziamo. E questo è, anche questo è uno dei compiti non solo di medicina democratica, ma anche diciamo di tutti i movimenti e di tutte le associazioni e le aggregazioni che vogliono difendere il diritto alla salute garantito
dalla Costituzione, dall'articolo 32, che è già stato citato diverse volte. Allora, io credo che posso dire proprio molto brevemente, anche perché le cose le ho pure scritte, tre cose. Uno, qual è la storia? Due, qual è la situazione attuale? Tre, che cos'è che possiamo fare o dobbiamo fare? Allora, la storia è abbastanza riassumibile, l'ha già detto prima Paolo Chiero. Noi abbiamo avuto nel 1978 una riforma sanitaria che aveva la caratteristica di vedere le cose in modo globale, no? Una riforma che però aveva anche la storia delle unità sanitarie locali è nata nel 1944 nel Comitato di Liberazione del Veneto, e quindi se sono passati 30 anni, poi più di 30 anni, prima di avere l'apposita legge che la sanciva, questi 30 si è riusciti a capire perché c'è stata questa riforma, a partire dalle lotte che ci sono state alla fine degli anni 60, e quindi alle lotte delle fabbriche, alle lotte dei operatori. E questo dico perché la caratteristica della riforma, che comprende il discorso della legge 180 della salute mentale, della 194 per la salute della donna e l'interruzione volontaria della gravidanza, diciamo, aveva questa connotazione globale. Dico aveva, perché in effetti già subito dopo il 1978 sono cominciate a modificare le condizioni, e si sono modificate perché evidentemente il sistema ha visto che non andava molto bene, e credo che oggi per il sistema stesso, diciamo il sistema capitalista nel suo insieme, e il fatto di che oggi noi siamo a discutere per vedere cosa fare contro la privatizzazione della salute, non è solo della sanità, ma è complessivamente della salute, credo che dipenda anche da quello che è successo dopo di lavoro e di interventi che sono stati fatti contro la disgregazione della legge, ma del significato della legge, più che della legge stessa. No, si è cominciato a dire che la spesa aumentava, già Giorgia Luna è intervenuta su questo, e quindi vado velocemente. È stata cambiata la connotazione, 1992, legge 502 dal De Lorenzo, che credo che sia ben noto, c'è stato quindi un nuovo sistema. È stato istituito il direttore generale, le unità sanitarie locali sono diventate aziende sanitarie locali, poi si è cambiato anche quel nome successivamente in altri posti. C'è stata l'adozione di una particolare forma di finanziamento, che è quella presa dalle assicurazioni americane, i cosiddetti DRG, il pagamento a prestazione, e c'è stato un accentramento territoriale assolutamente maggiore, e quindi una configurazione diversa. La cosa che noi riteniamo, non solo noi, che questa configurazione non va nella direzione di salvaguardare il diritto alla salute, ma va piuttosto nella direzione, che è quella che poi si è stata presa e oggi si sta accentuando, di cambiare il tipo di sistema, e quindi di andare verso un sistema di carattere assicurativo. E infatti che cosa viene detto? Viene detto che cioè non viene detto, ma viene fatto, che il discorso della salute, o
o della sanità in particolare deve servire anche per rilanciare l'economia. E quindi però bisogna che qualcuno la paghi. Per pagarla occorre cambiare questo tipo di sistema, perché lo Stato non è più in grado di sostenerla. Allora sono stati individuati tre pilastri. Il primo pilastro è la sanità pubblica, che poi alla fine si scopre che diventa la sanità per i poveracci. Il secondo pilastro è la sanità integrativa, che è quella che adesso sta andando per la maggiore, non solo per i ricchi, ma anche per il fatto che sono stati fatti contratti collettivi nazionali di lavoro in cui è stata inserita il welfare aziendale, è stata inserita la sanità integrativa. E il terzo pilastro è quello che continua della sanità privata per quelli che hanno grandi redditi, grandi possibilità economiche. Benissimo. Il discorso che per arrivare ad una definizione di che cosa vogliamo fare, io credo che intanto bisogna capire che questo tipo di sistema, quello che hanno inventato i direttori generali, ASL, DRG, non va nella direzione contraria, e quindi occorrerà, deve essere annullato, deve essere modificato sostanzialmente, altrimenti va bene quello che stanno facendo, cioè va bene la privatizzazione della salute. Allora, cosa è possibile fare? È stato citato la rete contro la commercializzazione e la privatizzazione della salute, cui noi abbiamo aderito a livello europeo, già, che c'è pure sede a Bruxelles. Questa organizzazione cerca di mettere insieme, e questa è una cosa fondamentale, pur essendo assolutamente difficile, data l'enorme frammentazione che esiste fra le associazioni, i movimenti e le difficoltà che ci si trovano per metterle assieme. Però senza questo fatto, se non si produce una forza, evidentemente vince il padrone. Quindi credo che questo sia un qualcosa di fondamentale. E il padrone vuole privatizzare la sanità, perché con la sanità si fanno soldi, no? Giorgio Duca citava una delle associazioni che fa parte di questo coordinamento, Slow Medicine. Questi hanno calcolato che il 40% delle visite e degli esami sono visite ed esami inutili. Cioè, che cosa vuol dire? Vuol dire che c'è uno sforzo per consumare sempre di più sanità, e che questo però, e quindi questo produce una grande quantità di, per chi ci lavora dentro, soprattutto se è privato, costituisce un grande affare al di là della sua funzione efficace. Qual è quindi il discorso che noi alla fine vogliamo fare? La prima questione, dicevo, è questa: mettere insieme il più possibile le associazioni, i movimenti, tutti coloro che vanno in questa direzione. C'è stato, anche questo è stato citato, il 7 aprile, giornata mondiale per il diritto alla salute stabilito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, è già il secondo anno che lo facciamo a livello nazionale. È stato un momento in cui le associazioni, una parte evidentemente, si sono messe insieme e hanno fatto delle iniziative particolari a livello territoriale. In Italia ne sono state fatte 15. Dopo di questa già avevamo fatto una iniziativa di messa in comune di queste lotte, questi tentativi di modificare e di migliorare la cultura popolare, no? Le abbiamo messe insieme, e quindi ne faremo ancora un ulteriore coordinamento
per discutere di che cosa abbiamo fatto il 7 aprile e di vedere che cosa possiamo continuare decisamente a fare. Dicevo, la cosa che dobbiamo vedere di cambiare il tipo di architettura su come è fatta l'organizzazione sanitaria oggi, e questo però diciamo è il punto finale. C'è un punto sicuramente iniziale, è quello della costituzione della rete e della nascita di organismi di partecipazione. Nelle cose che io ho scritto, quindi è per quello anche che sono breve, uno se le fa vedere, io ho già messo il decreto del sindaco di Napoli della consultazione, della consulta popolare, e che è un organismo di partecipazione dal basso. E quindi questo è un'altra cosa importante, come una cosa importante il discorso del sindaco, non solo perché, come dice la legge, è quello che deve assolutamente salvaguardare la salute dei cittadini, ma forse perché questo è un modo che ci fa anche uscire fuori dall'accentramento super territoriale. Faccio un esempio: a Milano c'è la AAA, adesso anche ha cambiato il nome, a Milano si chiama Agenzia Tutela della Salute, che è fatta di 3 milioni e mezzo di abitanti. Come può essere concepita la partecipazione dei cittadini in questo tipo di condizioni? E quindi il discorso è quello di fare stabilire dei livelli di partecipazione attraverso il discorso dei comuni, e allo stesso tempo i comuni dovrebbero riprendere in mano quello che è la direzione della salute, lo dico dal lato istituzionale, pur sapendo poi che le condizioni che ci sono non sono proprio ideali. E la terza questione, anche questa è stata ribadita, che è qualcosa che va assolutamente approfondito, è quello che devi prendere in mano questo discorso delle case della salute, che diciamo quest'idea è venuta per prima dal fondatore di Medicina Democratica 1972, Giulio Macaccaro, che avevano una configurazione, che avrebbero una configurazione che è fondamentalmente basata sulla partecipazione dei cittadini. Noi ci abbiamo lavorato sopra anche per anni, anche a livello europeo, e abbiamo visto delle realizzazioni concrete di queste aggregazioni, chiamiamole così, di sanitarie ma partecipate. L'abbiamo visto in Belgio, l'abbiamo visto in Spagna, abbiamo visto che qualche esperienza pure è stata fatta in Italia. Parlare di case di salute non significa parlare di poliambulatori, è tutta un'altra questione. Vuol dire proprio che ci siano delle aggregazioni funzionali sicuramente dal punto di vista sanitario, ma che debbano avere una grossa intervento da parte della base, diciamo, da parte dei cittadini, da parte dei lavoratori e delle aggregazioni dal basso. Diciamo, questo è il discorso che riteniamo possa e debba essere fatto, e quindi noi cerchiamo di lavorare, di operare in questa direzione, e questa è la direzione poiché ci dice che quello che sta succedendo adesso di privatizzare, di commercializzare è assolutamente sbagliato, sia dal punto di vista scientifico e sia dal punto di vista della condizione delle persone e della risposta che le persone possono avere da una sanità che viene fatta soprattutto per fare quattrini, al di là di fare una sanità che debba servire per migliorare e modificare la condizione di salute. Naturalmente dentro questo discorso ci sta quello, ed è evidente, il discorso che occorre cominciare a eliminare l'inquinamento ambientale, perché altrimenti, e la riforma sanitaria l'aveva previsto, che non è un discorso assolutamente specifico di carattere tecnico, medico, clinico e basta,
ma che questo doveva essere legato ad una condizione di salute ambientale, doveva essere legato al lavoro, doveva essere legato all'ambiente. E quindi se non c'è questa questione fondamentale, evidentemente si va in un'altra direzione, che serve probabilmente per fare soldi, ma non serve per migliorare e modificare la condizione di salute della popolazione. Grazie. Credo che tocchi a me. Sì. Difende. Difende, ok. Ho bisogno della luce perché... Psichiatria Democratica e comincerò questo breve intervento di saluto e di contributo a questo congresso con la lettura di una parte di copertina di un testo che abbiamo stampato come Psichiatria Democratica, che si chiama I diritti ristretti, che sono atti del seminario di studi di Psichiatria Democratica e Magistratura Democratica del 14 aprile del 2012. Siamo nel momento in cui stiamo lavorando per il superamento degli OPC. Entrai come detenuto nell'OPC di Sant'Efano, che è il luogo dove ci troviamo. Mi trasportarono con un pulmino della penitenziaria di Poggio Reale dal reparto di psichiatria all'UPC. Così iniziò la mia esperienza. Ricordo che sentivo delle persone parlare, ma non capivo nulla. Erano ormai 2 anni che facevo uso di sostanze stupefacenti. Stavo molto male, avevo perso tanti chili raggiungendo il peso di 52. Entrai in questo posto chiamato Sant'Efremo, un luogo agghiacciante. Ricordo che c'erano molti letti di contenzione e i pazienti urlavano. Mi portarono subito in una sezione per minorati psichici. Fu un collasso dell'esperienza, dell'esistenza per me. Quando mi trattavano male, io qui chiaramente per proteggerlo ho censurato la frase dove dice quando mi picchiavano le guardie penitenziarie, quando mi trattavano male mi ripetevo sempre che dovevo essere forte, che ce la dovevo fare e che dovevo uscire da quel posto. E nel mio intimo pregavo, perché non volevo che la mia vita finisse così, XY, per proteggere i diritti. Tornare in questo posto, ex manicomio liberato, è rifondato dall'utopia concreta del collettivo Io son pazzo e dalle sue pratiche di cittadinanza attiva e perciò stesso creativa di nuove istituzioni sociali per la città di Napoli, tornare qui in Sant'Efremo dopo aver raccolto la testimonianza di XY di cui vi ho letto parte ed essermi preso cura di XY che proprio qui patì per anni l'internamento e la tortura del non senso degli OPC e che qui rischiò di perdersi al mondo ma anche a se stesso, e oggi per me di grande emozione. E portare al nostro congresso i saluti di buon lavoro di tutta la Psichiatria Democratica è davvero un onore di cui sento tutta la responsabilità. E per questo porgo il saluto, se possibile, a tutti i compagni di Medicina Democratica e in particolare al dottor Paolo Fierro, a cui siamo particolarmente legati. A voi tutti, testimoni diretti delle tante conquiste operate in questi lunghi anni nel campo della salute e della democrazia. Grazie anche alla vostra lotta sempre coerente ai bisogni delle persone con più disagio sociale. E insieme sempre partecipate e allargate a quante più istanze sociali fosse possibile.
Una volta la vostra, agite in molte parti del nostro paese per una maggiore qualità della vita e delle cure per le persone sofferenti e per il nostro ecosistema e il nostro collettivo bisogno di socialità condivisa. Un saluto a fratellate, a voi tutti che siete protagonisti di una rivoluzione continua e dunque si è impegnata che accanto all'affermazione e alla difesa del diritto alla salute pubblica gratuita per tutti, per età, sesso, etnie e classi sociali, è anche tesa ad aprire nuovi spazi di dignità e uguaglianza per nuovi soggetti sociali, resi precari dalla crisi di sistema e quindi senza casa, resi disoccupati per le politiche dello sfruttamento del lavoro e migranti per la mondializzazione degli effetti della crisi stessa. Un impegno il vostro, permanente e attento alle trasformazioni dei dispositivi di cura e per la prevenzione della salute. E agite in favore delle nostre comunità, dell'ambiente condiviso, come dei lavoratori, specie di quelli impegnati nei processi più pericolosi, come per tanti della produzione manifatturiera. Un'azione, la vostra, insostituibile, specie in questi tempi di liberismo, è stato già detto, senza regole e di aziendalismo, che per il suo risanamento fa correre di fatto noi tutti il rischio di finalizzarsi alla svendita al privato imprenditoriale del sistema pubblico di cura del dolore e di prevenzione del suo rischio. Si pensi una per tutte per questo alla chiusura di molti ospedali e di presidi sanitari a Napoli, come in molte parti della regione Campania, e al contempo l'emergere dell'offerta sostitutiva di nuove opportunità di cure a ogni livello della sanità a capitale privato. E perciò si pensi anche, e però si pensi anche alla capacità di reazione e di azione innovativa del movimento complessivo e al contributo fattivo di Medicina Democratica. Una lotta che ha portato l'ultima nata finalmente a Napoli, è stato detto anche dal sindaco stamattina, anche grazie alla sensibilità del sindaco De Magistris, alla consulta popolare sulla salute e la sanità. Momento di fattiva collaborazione tra noi tutti per la difesa e il rispetto dell'articolo 32 della nostra Costituzione. Si afferma in quel decreto sindacale che non è possibile esercitare il diritto alla salute se non sono tutelati quei diritti fondamentali relativi alla casa, alla scuola, ai trasporti, alla salubrità, alla cultura, all'assistenza sociale, al lavoro, al benessere e al rispetto delle dignità. E fu proprio a partire dalla difesa della dignità della persona e delle sue capacitanze umane che Franco Basaglia, a Gorizia nel 64, mise tra parentesi con il sartriano Epochè la malattia e guardò ai bisogni e alle condizioni delle persone internate nei manicomi. Basaglia non vi aveva trovato la follia nel manicomio. La follia è un mostro mitologico che è una proiezione di tutte le paure e l'angoscia umana, bensì vi trovò la miseria, a cui la psichiatria aveva costretto quegli uomini e quelle donne rinchiuse. Tra quelle mura fu messo a nudo il mandato sociale proprio della psichiatria, il dispositivo teso a operare il controllo sociale, perché essa si occupasse ideologicamente e solo surrettiziamente come scienza medica, le due cose avevano drammaticamente coinciso fino ad allora, si occupasse quindi dell'esclusione di ogni diversità, di ogni deviazione dalla norma. Da Gorizia si diede inizio a quella storia che si concluse poi con la chiusura dei manicomi, la legge 180 per le garanzie del trattamento sanitario obbligatorio e volontario e infine la nascita dei servizi di salute mentale diffusi sul territorio nazionale. Da lì ebbe inizio una rivoluzione, non solo della psichiatria ma anche culturale, contribuendo a ridefinire la relazione tra di potere tra le persone, tra chi ha potere e chi non ha potere, per motivi economici e sociali, o non lo ha più per malattia o per disagio del vivere, o per condizioni emergenti di svantaggio sociale e politico. Disse infatti Basaglia, nel momento in cui rifletteva anche sul lavoro sociale, che era importante mettere in campo, diceva Basaglia, che un potere che agisca su una comunità deve intendere a mantenere in atto uno stato di conflitto per rispettarne ogni singolo membro. Ogni potere che tende a eliminare le resistenze, le opposizioni,
le reazioni che è a lui affidato è arbitrario e distruttivo. Sia che si presenti sotto l'effigie della forza, sia che si presenti sotto quello del paternalismo e della benevolenza. E parafrasando Riccardo Ierna, aggiungiamo che la salute mentale, e non certo la vecchia psichiatria che si tenta oggi di riproporre travestendone i protocolli farmacologici come prodotto avanzato delle neuroscienze, è tuttora un progetto sociale, la salute mentale, progetto sociale e politico di cambiamento della società e dei rapporti tra soggetti e istituzioni e tra persone nella vita sociale. Un serissimo tentativo di immaginare ancora un nuovo modo di intendere i rapporti sociali e di pensare a nuovi spazi di relazione, nuove possibilità di progetto, nuovi scambi di saperi e conoscenze al servizio della collettività e la salute. Una cultura diffusa di pratiche di salute mentale che a 40 anni della 180, secondo noi, continuano ad essere il tentativo più concreto di costruire diritti di cittadinanza e dunque di contrattualità sociale come presupposti indispensabili per attivare fattivi processi di cura e per superare la falsa tutela derivante dalla istituzionalizzazione del processo stesso. I servizi di salute mentale sono stati costruiti come luoghi aperti, fatti di attraversamenti, contaminazioni, scambi sociali, luoghi in continuità di trasformazione perché permeati dal sociale. Chi mi ha preceduto parlava delle case della salute di Maccacaro. Non un servizio sanitario, bensì un luogo sociale per il sociale. Un luogo dove la malattia potesse esprimersi come il portato di un disagio collettivo, sia pure sofferto da uno dei suoi membri della comunità. Altro che avamposti sanitari, bensì processi di deistituzionalizzazione per affrontare le contraddizioni che il processo anti-istituzionale mette di volta in volta in luce. Ciononostante, il processo di affermazione di salute mentale in Italia oggi misura penuria di risorse sia economiche che umane, disponibili ai servizi che in molte regioni sono in una quasi totale liquidazione o ridotti allo stremo per una crisi di sistema. E sono stato in recente in Lombardia, lì pare che il 90% delle risorse è tutto in mano al privato sociale imprenditoriale che si occupa di residenzialità psichiatrica. Che in molte regioni quindi sono in una quasi liquidazione o ridotti allo stremo per una crisi di sistema che riguarda con il mondo del lavoro e dei suoi diritti anche quello dei diritti alla prevenzione, alla salute e quindi alla casa. Pensiamo per questo per esempio alla situazione di molte regioni che i dati della recente analisi della SIEP, che è la Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica, descrivono come a rischio di un nuovo grande internamento. Infatti molte regioni destinano le già scarse risorse per la salute mentale, molto al di sotto del 5%, alla residenzialità privata anziché favorire i servizi territoriali. Ci sono per questo in Italia e anche in Campania ormai luoghi della cura che hanno perso la dimensione del riparo e dell'ascolto nel momento della puta solitudine. Comunità terapeutiche che non costruiscono più il transito verso il proprio fuori, ma che mantengono o che nemmeno più mascherano l'intrattenimento. Luoghi che ignorano il proprio mito di fondazione, che non è più l'esperienza di deistituzionalizzazione, e che crescono invece sulle logiche del costo e del beneficio. Ideologia produttivistica che ha mutato in certe ASL, anche in Campania, la qualità di vita dei reinserimenti sociali per persone con disturbi psichiatrici. Si ottimizzano i costi, sempre più spesso nel privato, sia imprenditoriale che sociale, a danno dei salari, che sono davvero sfruttamento del lavoro. C'è questa storia del budget di salute che in realtà è un cavallo di Troia per abbassare il costo delle prestazioni per la salute mentale. Se io abbasso il costo ed esternalizzo
il servizio a una cooperativa, a un imprenditore, l'imprenditore per ritornare nell'utile abbassa i salari. Per cui noi abbiamo operatori sociali che lavorano 36 ore settimanali per 600-700 euro mensili. Ma quale volete che sia l'intervento di riabilitazione psichiatrica se uno, come dire, è seguito e curato da una persona che smadonna dalla mattina alla sera, che è sfruttato, che non ha una formazione adeguata, chi viene lasciato solo a menare, a farti una vita tranquilla, le persone incluse in un ospizio o in un nuovo manicomio. Mentre rivaluta come percorsi percorribili l'uso del solo farmaco e della delega totale alle strutture residenziali non pubbliche e così tornate esclusivamente asilari. Cari amici e compagni di Medicina Democratica, il testo che vi ho letto in apertura è appunto la quarta copertina di una nostra pubblicazione di pratiche e di militanza in psichiatria democratica e del fronte sostenuto con un'altra organizzazione per la chiusura dei manicomi criminali, per la chiusura dei tornici. La nostra dura opposizione agli UPC si è concretizzata in azioni dirette alla loro chiusura, numerose visite in tutti gli UPC d'Italia, sollecitazioni e incontri con la Commissione Marino, incontri al Quirinale, eventi per incontrare il personale degli UPC, i magistrati di sorveglianza e gli operatori della salute mentale. Questo fronte ha conquistato il superamento di quel dolore inutile, per dirlo in poesia, e imposto la necessità di costruire percorsi di cura individualizzati, condivisi tra i servizi e la magistratura di riferimento. Ne sono nate queste residenze per la misura di sicurezza, le REMS, che sono ancora uno strumento troppo rigido e luoghi non attraversabili, così da concedere possibili recuperi e speranze di vita. Anzi, mi avvio alla conclusione, anzi, dobbiamo dire che attraverso le REMS si sta riaffacciando il pericolo dell'abbraccio mortale con la legge. La salute mentale si era liberata dal vincolo del controllo sociale, dello stigma, e attraverso le REMS siamo di nuovo costretti ad avere a che fare con prescrizioni, con verbali, con udienze, con i ritardi della magistratura e quindi impediti nel nostro lavoro di emancipazione delle persone che ci chiedono una mano per tornare a vivere, per tornare a essere umanamente relazionabili. E anche questa è ancora una battaglia che si apre al nostro impegno di movimento antistituzionale. Dovremo lottare per conquistare risorse per il lavoro per i nostri utenti, per la loro formazione, per farne non un esito del processo di riabilitazione, bensì lo strumento cardine insieme alla possibilità di case, più o meno supportate, ma di case, il luogo delle case famiglia, delle comunità e delle cliniche psichiatriche. Psichiatria Democratica non è un'associazione di categorie di tecnici, ma uno strumento di lotta collettiva, di programmi e di interventi concreti sul campo, così come voi siete, agenti tutti noi di cambiamenti e di trasformazioni sociali. Questo è il senso del nostro agire, questo è lo scopo delle nostre comuni battaglie. Rinnovando gli auguri di un buon lavoro, mi auguro di vederci presto, a cominciare appunto dall'impegno comune per la consulta popolare sulla salute e la sanità della città di Napoli. Grazie a tutti e buon lavoro. Devo dirvi che abbiamo abbondantemente sforato tutti i tempi. Allora fa l'ultimo intervento Mas e poi di che andiamo a mangiare, se no si fa una porcheria, un cibo, e poi riprendiamo al più presto, va bene? Mas è rappresentante della comunità senegalese di Napoli ed è un operatore che agisce negli ospedali da parecchio tempo, ha iniziato il rapporto con noi fin dal tempo della scalese, del primo ambulatorio dedicato, e quindi abbiamo un rapporto di lunga data.
soprattutto grazie dell'invito e grazie anche della testimonianza che ha portato Paolo riguardo quell'esperienza lì a Scalesi. E anche il discorso come ha fatto riguarda l'impegno che ho preso, che ho fatto a cadere e continuo anche a farla. È stata un'esperienza molto bella perché abbiamo aperto questo, mettiamo più confronto invece di essere docente sull'intercultura nei confronti degli infermieri, dei medici dell'ospedale Cardarelli, perché spesso capita che hanno delle loro difficoltà con l'utente differente, non diverso. E è stato importante anche affrontare un po' il lato culturale dei migranti che presenti sul territorio, perché spesso ci stanno tanti pregiudizi sul, diciamo, sul piano medicinale, anche sul piano dell'affronto nei confronti dell'ospedale. E spiego due o tre cose assai importanti riguardo, ad esempio, la maggior parte dei senegalesi spesso quando vanno in ospedale e prendono tipo il sangue, c'è questa lettura che è molto legata anche, vuol dire, no, alla cultura, che dicono che si rubano il sangue in ospedale, qui a volte un po' paura di andare in ospedale o di farsi il prelievo del sangue. Oggi, come volte, riguarda il percorso di lavoro anche di lotta che facciamo assieme a Paolo, assieme ai Medici Democratici, è più legato a, diciamo, la presenza oggi dei migranti sul territorio di Napoli. E io, come mediatore interculturale che lavoro spesso nel centro di accoglienza, e spesso abbiamo enormi problemi riguardo a questo, perché faccio un esempio: in questi ultimi mesi spesso i richiedenti asilo hanno un po' questa codice fiscale numerico che a volte non è riconosciuto tramite l'ASL e spesso blocca la, diciamo, la cura, blocca spesso l'accesso, vuol dire, no, a avere delle presenze lì all'ospedale o all'altro per fare delle cure mediche. Questo è un danno che spesso troviamo spesso in questo campo. Di più, prima di chiudere, diciamo, l'ultimo intervento, ho parlato delle problemi psichiatriche, no? E vogliamo dire che gli ultimi casi che ci si ritrova oggi come oggi nella realtà di immigrati è questo: parecchi arrivano già con delle idee sbagliate, arrivano con delle esperienze, voglio dire, non brutte, che attraverso sia il deserto sia in Libia, e spesso arrivano qua tipo come un puzzle, persone spezzate, persone che veramente hanno dei problemi. Poi ti trovi a un paese dove tutto è legato su una carta, il documento, il permesso di soggiorno, mancanza di lavoro, le situazioni abitative, come è stato detto. Cioè, si trova quelle persone che spesso facilmente perdono la testa, facilmente non riescono più a riconoscersi, non riescono più a ritrovarsi. E spesso sono cose che ci si vede nelle stazioni, gente che spesso dormono fuori, gente che camminano così nel vuoto, non hanno più il senso dell'orientamento, non hanno più il senso di riprendersi per delle delusioni così forti o per delle traume che hanno subito spesso durante il viaggio. E mi capita anche spesso di essere chiamato per fare tipo la mediazione in questi casi, e vi garantisco è molto difficile perché manca la comunicazione, manca la conoscenza culturale, perché noi a volte andiamo anche da vedere con delle persone che magari non hanno mai fatto una siringa, perché sono sempre curate con l'erba, con dei radici. Ti trovi a un
una tornata dove la prima cosa che ti dicono è che per capire la tua malattia facciamo l'analisi del sangue. No, io non ho mai avuto una cosa del genere. Quindi sono dei problemi enormi, sono veramente dei problemi che affrontarla veramente ci vuole, come spesso dico, la presenza di alcune figure tipo nelle ASL, negli ospedali, tipo nei luoghi dove veramente vengono queste persone che hanno queste problematiche. Di più ci vuole anche, come è stato detto fin dall'inizio, il diritto. Io penso che la base di tutto è il diritto, non soltanto il diritto alla salute, ma anche il diritto su tutto. E spesso, dico anche nel percorso di lotta, di battaglia che noi facciamo, anche nello sfruttamento lavorativo, cioè la cosa è che quando oggi si comincia a dire ok, stanno violentando i diritti dei migranti, gli italiani si alzano e lottano assieme ai migranti. Quando ci si viola i diritti degli italiani, i migranti si alzano e lottano per i diritti degli italiani. In questo caso, c'è anche quelli che noi vediamo sul lavoro, e faccio un esempio, c'è l'italiano che fa tipo un lavoro a un'azienda, chiede l'aumento della busta paga, viene licenziato. Chiamo l'immigrato, lo pago della metà, lui accetta questo lavoro, perché in quel momento lì c'è la mancanza di diritti. Ma sì, lo stesso lavoro viene pagato ugualmente all'immigrato e all'italiano, in questo caso il problema risolve, perché è la stessa diritta, diciamo, è la stessa situazione uguale per tutti. Ma purtroppo noi oggi come oggi ci troviamo ancora un po' delle enormi difficoltà a riguardo, diciamo, su questo. E concludo, veramente concludo, visto che il pranzo ci sta aspettando, che in questo percorso che con Paolo insieme alla Medicina Democratica stiamo facendo sul territorio di Napoli, mi ricordo, c'è una lotta molto importante, se qualcuno si ricorda, quando era l'epoca in cui mi sa che Maoni era il ministro della giustizia, no, dell'interno, quando si diceva negli ospedali di segnalare le donne in gravidanza che dovevano partire che non avevano permesso di soggiorno. E lì veramente un paese così, tra virgolette, sviluppato, volevo praticare una cosa del genere, per noi è stata una cosa impossibile. E abbiamo lottato tanto per avere qua, sul territorio di Napoli, una dignità nei confronti della donna. E su questo continueremo anche a fare questo percorso di lotte, finché il diritto non ci sarà, noi saremo sempre qui. Vi ringrazio. Allora,